I più profondi conoscitori del territorio forse lo sanno già, perché loro sono qui ormai da qualche secolo, anche se in luoghi ben precisi e circoscritti. Eppure le distese di piante di capperi aggrappate ai muri dei castelli dell'Oltrepò restano un fatto curioso per la maggior parte di turisti e anche di residenti. Si sono acclimatati, per esempio, sui muri di cinta del Borgo Vecchio di Casteggio, il Pistornile, o su quelli del Castello di Santa Giulietta, o ancora su quelli di Oliva Gessi, dove siamo andati con le nostre telecamere, perché qui, forse più che altrove, questi vegetali, tipicamente mediterranei e dei climi caldi, hanno trovato un ambiente d'elezione, assieme ad altre essenze come l'agave, il fico d'India e, come dice il nome stesso del paese, l'olivo. Ci troviamo nel centro storico di Oliva, più precisamente diciamo vicino alla casa natale di San Luigi Versilia, il nostro più illustre concittadino, e sotto quello che noi tradizionalmente chiamiamo il muro dei capperi, proprio perché questo antico muraglione, che in realtà aveva uno scopo diciamo di sostegno, un muro di sostegno dell'antico castello che una volta si alzava proprio sopra il centro di Oliva, oggi probabilmente ormai da secoli, in questa stagione ha completamente fiorito per la presenza di queste piante di cappero, una pianta che di solito noi ci aspetteremmo di trovare, che so, appunto a Pantelleria, piuttosto che diciamo in qualche bell'isola del Mediterraneo, ma che invece, ecco, ha trovato un habitat adeguato anche qua. Quindi ci sono in questo momento, appunto, guardando da vicino le piante, si può vedere proprio il ciclo completo. Ci sono i boccioli del cappero, quelli che normalmente vengono raccolti per essere messi sotto sale o sotto aceto, il fiore aperto, che è veramente molto bello, e poi anche diciamo il frutto, anche quello da qualche anno ha preso un po', lo vediamo comparire fra i vari stuzzichini degli aperitivi.